Mi sa che ho fatto una cazzata. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Salve a tutti carissimi investitori, come avrete letto dal titolo ho aperto la partita IVA ed è un po' un salto nel vuoto visto che al momento praticamente non guadagno soldi e non me ne intendo minimamente di cose legali, commercialisti eccetera. E inoltre so che la gestione della partita IVA è una cosa piuttosto complicata, però a questo ho trovato un rimedio che è FiscoZen, ma lo vedremo più tardi. Ma cominciamo dalla mia storia, io sono un anormale, ragazzo di 24 anni con la passione per la finanza e per il mondo dello spettacolo, due cose che ultimamente sto cercando di far andare a braccetto, diciamo, tant'è che ho aperto una pagina Instagram di intrattenimento a tema finanziario, anzi se non lo fate già seguitemi anche lì. Adesso però mi piacerebbe trasformare in un lavoro quello che è iniziato solo come un hobby e mi voglio dedicare con impegno e costanza anche a YouTube. Ci sono già un po' di video su questo canale, ma questo che sto girando in questo momento è molto importante per me, non solo perché è un po' un nuovo inizio per il canale, ma perché rappresenta proprio l'inizio di un nuovo viaggio anche per me. Ricapitolando, a febbraio 2023, dopo un'infinità di tempo passato a racimolare informazioni, mi sono deciso di aprire la partita IVA e l'ho fatto con FiscoZen. L'ho scelto anche perché è parecchio utile per noi investitori e fra poco capirete perché. FiscoZen è praticamente la luce in fondo al tunnel. Sia che tu abbia già una partita IVA o che la debba aprire gratuitamente con loro, FiscoZen è un portale online che ti offre un commercialista sempre a tua disposizione a qualsiasi giorno per qualsiasi domanda di tipo fiscale o sulla tua attività. Certo, se insomma se lo chiami alle 2 di notte perché ti senti solo, forse non ti risponderà. Comunque con FiscoZen potete fare un sacco di roba e adesso cerco di mostrarvi qualcosina. Allora, questa praticamente è la dashboard una volta che sarete entrati sul sito. Io mi sono proprio iscritto a FiscoZen da cliente. Qui, come potete vedere, c'è una lista delle fatture da incassare. Io ho appena aperto la partita IVA e ancora è vuoto, purtroppo. Parlando di fatture, c'è la possibilità di emettere delle nuove fatture. Qui ovviamente censurerò i miei dati. E una cosa molto importante è che FiscoZen ovviamente permette di fare le fatture elettroniche. Comunque una cosa strafiga di FiscoZen è che vi fa il calcolo in tempo reale delle tasse, quindi attraverso questo grafico, che ora ripeto sta a zero perché non ho incassato nulla, vi farà vedere con un colore il fatturato, diciamo il guadagno lordo, e con un altro colore vi farà la previsione precisa delle tasse che voi dovrete andare a pagare. Quindi la cosa buona è che voi sapete già dall'inizio quante tasse dovete andare a pagare e quindi quanti soldi mettervi da parte, perché poi se no c'è sempre il rischio di spendere, investire più soldi di quelli che tra virgolette avete, cioè una parte la dovete dare di tasse, e invece grazie a questo servizio voi già sapete quanto mettere in cassaforte per poi pagarci le tasse. E questa secondo me è una delle funzioni migliori di FiscoZen, perché ti permette di andare a dormire sereno. Poi un'altra cosa che fa è farti la previsione delle tasse che andrai a pagare gli anni successivi, e qua metto anche come esempio una schermata dove si vede quanto teoricamente potrò andare a pagare io di tasse con la mia partita IVA a regime forfettario. E altra cosa, FiscoZen ha la dichiarazione dei redditi inclusa nell'abbonamento, proprio perché FiscoZen praticamente va a sostituire tutto quello che fa un commercialista. Quindi i principali motivi del perché ho deciso di aprire la partita IVA e del perché l'ho aperta con FiscoZen sono tre. La prima è che questo lavoro mi piace un sacco e mi dà tante soddisfazioni, ma a livello economico rimango povero come la merda. Quindi il fatto di poter mandare una fattura alle aziende con cui collaboro vuol dire prima di tutto mettermi in una luce più professionale e quindi potenzialmente chiedere più soldi di quelli che avrei chiesto, o addirittura fare collaborazioni che altrimenti non avrei mai potuto fare. Poi, perché dicevo che FiscoZen è interessante anche per noi investitori? Perché, come abbiamo già detto in precedenza, incluso nell'abbonamento di FiscoZen abbiamo un commercialista sempre disponibile via email o al telefono da poter schiavizzare, e lui si occuperà di farti la dichiarazione dei redditi e anche degli investimenti. Oltretutto questo vuol dire che tutti i problemi: ma le cripto vanno dichiarate? Devo pagarci le tasse? E la dichiarazione degli investimenti anche tradizionali diventano immediatamente un problema loro. E questo soprattutto per chi in un anno apre tante posizioni è una cosa fantastica. L'ultimo motivo è quello più personale. Nella vita mi sono messo in testa di fare tante cose, spesso senza concluderne nessuna. Adesso per la prima volta sto portando avanti un progetto e un po' di strada ne ho fatta. Ora ho deciso che è il momento di fare sul serio. E l'apertura della partita IVA sarà un modo per
spronarmi a inventare qualcosa per accumulare qualche soldo, per vedere quel grafico sulla piattaforma salire, o anche semplicemente per agire. Comunque, se ci dovesse essere qualche altro folle lì fuori che non è intenzionato a perseguire la strada sicura del posto fisso, usando il link che vi lascio in descrizione e nel primo commento, non solo avrete diritto a una chiamata gratuita a un esperto di FiscoZen a cui gli potrete rivolgere tutte le domande del caso, quello che volete insomma, ma qualora poi voi decidiate veramente di iscrivervi a FiscoZen, con il mio codice avrete diritto a 50 euro di sconto sul primo anno, il che vuol dire che il servizio sarà di soli 350 euro. E fidatevi, perché io che sono tirchio e i soldi mi servono per investire, ho chiamato un po' tutti i miei amici che hanno la partita IVA, due, e io ho chiesto loro quanto pagassero, e all'incirca pagano tutti sui 600 euro l'anno in totale, quindi direi che 350 è un'ottima offerta. Carissimi, questo è l'inizio del mio viaggio, mi piacerebbe poi fare un video verso fine anno dove andiamo a vedere un po' insieme i risultati di questo esperimento folle, perché comunque voglio condividere tutto con voi. Vediamo se con un po' di costanza si può davvero riuscire a fare qualcosa, io ce la metterò tutta. Sarebbe veramente gradito se vi iscriveste al canale, lasciate un like di supporto e ovviamente scrivetemi anche un in bocca al lupo nei commenti, ditemi cosa ne pensate di questa mia cazzata che ho fatto, e anzi se siete interessati ad aprire la partita IVA o se avete domande fiscali di ogni tipo, farò in modo che se voi lasciate quelle domande sotto il mio video vi verrà risposto direttamente da uno degli esperti di FiscoZen. Ricordatevi il link che lascio qui in descrizione nel primo commento, con cui avete diritto a una chiamata gratuita e poi allo sconto di 50 euro qualora decideste di effettuare l'iscrizione. Carissimi investitori, il viaggio è appena iniziato, vi aspetto nei prossimi video o nei precedenti, insomma fate un po' voi.